mister, allora come aspetta, ora l'applauso me lo potete fare. Siete gelosi, eh? Siete gelosi, eh? Allora rispondo un attimo a... Quella è la forza della gioia. Che veramente è stata una grande gioia. Anche quindi... perché Sanzumi aveva la forza nei capelli. Esatto. Senti, allora, come avrai sentito, aria, clima di festa, uno strascico meritatissimo per questa grande cavalcata che per Massimo Rastelli, che conosciamo, non è finita, o perlomeno domani giocherete col Pisa, con la filosofia rastelliana dei tre punti per festeggiare ancora di più in casa questo successo dopo il Ceravolo, ma non finirà qui perché... in attesa di scendere in campo e di confrontarti finalmente con la cadetteria, hai un altro obiettivo che è la Supercoppa. Ma assolutamente, innanzitutto vogliamo chiudere bene e in bellezza questo campionato, naturalmente con un risultato positivo. La vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta, perché comunque vogliamo chiudere con dei numeri importanti. Sarebbe bello poter chiudere con 19 vittorie, sarebbe bello essere la squadra con il miglior attacco. Sarebbe bello chiudere con la miglior difesa del campionato, quindi credo che domani ci siano tutte le componenti, che avere, soprattutto per questi ragazzi, avere 12.000, anche qualcosina in più secondo me, spettatori che ci spingeranno, sarà ancora più bello. Quindi vorremmo chiudere in bellezza, ci siamo preparati bene come sempre d'altronde, e, perché poi alla fine i numeri rimangono e quindi vogliamo sempre scendere in campo per ottenere il massimo. Qual è la cosa più bella che ti hanno detto in questi giorni dopo la promozione, il messaggio, il complimento più bello che hai ricevuto? Ma naturalmente i complimenti ne ho ricevuti tantissimi, soprattutto sulla persona, che sono quelli che mi fanno più piacere. E... i complimenti che mi sono piaciuti di più naturalmente sono quelli della gente, cioè la gioia della gente che ti ringrazia per aver regalato loro questo grande traguardo. Credo, l'ho detto tante volte, per noi che facciamo questo mestiere sia la cosa più bella. Mister, riprendendo un po' la domanda che ha fatto Titti, se magari in particolare ti ha chiamato qualche collega o qualche ex compagno di squadra, per i sì, uno magari che diciamo ti ha fatto maggiormente piacere, poi insomma più o meno non ce n'era bisogno, il presidente ci ha dato la conferma, insomma l'anno prossimo l'allenatore sarei tu. Ma questo non mi può che far piacere, poi naturalmente dalla settimana prossima avremo modo con Alberto Iacovacci, Massimiliano Taccone e con Enzo De Vito di sederci e parlare poi del futuro con grande serenità, visto che abbiamo tempo per poter pensare al futuro. Quindi, ma in tanti, Giovanni Stroppa, che con cui ho giocato a Piacenza, Sassa. No, mi ha mandato un bel messaggio Franco Colombo, mi ha fatto molto piacere. Da quel gran signore che è naturalmente, e... ne dimenticherai qualcuno, ce l'ho qua sul telefonino, dovrei dargli un'occhiata, però ne ho ricevuti tanti. No, del mio nostro ma tanti colleghi con cui ho fatto il corso a Coverciano, insomma è stato bello comunque ricevere tantissimi messaggi. Ovviamente nel caso in cui dovesse essere una squadra tra Pani e Lecce ci sarà bisogno di lavoro, di impegno, non si potrà scherzare. No, assolutamente. Naturalmente la settimana di lavoro di questa vigilia naturalmente è stata sicuramente diversa, però hanno lavorato bene i ragazzi, che comunque
mentalmente sono più liberi, hanno ottenuto un grandissimo risultato, quindi hanno fatto comunque un'ottima settimana di lavoro. Poi in vista della partita domani, dove naturalmente ci sarà un ampio turnover per permettere a tutti di essere protagonisti, come è stato la mia gestione di quest'anno, tutti veramente hanno dato il massimo. Poi naturalmente da martedì riprenderemo più nello specifico a preparare le due gare che metteranno in palio questo, credo, bel trofeo, perché comunque ne uscirà la squadra regina delle due vincitrici dirette di questi campionati, e quindi lo vogliamo vincere, anche perché non bisogna mai disabituarsi alle vittorie, e quindi vorremmo farlo già da domani e poi in queste due gare cercare di portare a casa per la società un trofeo, ripeto, prestigioso, credo, per la categoria. Massimo, il fatto che domani si celebri la Serie B e che comunque ci sarà spazio in qualche modo anche, come giusto che sia, per i cosiddetti di casa o per coloro che comunque non hanno avuto lo spazio che speravano, ecco, questo non significa che si verrà un Avellino dimesso, l'hai detto anche prima, chiaramente comunque l'Avellino vorrà giocare per i tre punti, e questo sarà anche un modo, l'occasione per avere da parte di questi ragazzi che in qualche modo più sfortunati tra virgolette, l'occasione per mettersi in mostra e per strappare chissà nei loro sogni una conferma per la Serie B. Ecco, in questo senso tu ritieni che l'ossatura di poter contare già in una solida ossatura per la Serie B? Ma come dicevo prima, naturalmente in queste tre gare si farà anche una valutazione sul futuro, no? Perché naturalmente su alcuni ragazzi che magari hanno avuto meno spazio oppure sono stati meno costanti durante la stagione, magari in queste tre gare può darsi che possano darci un'idea di massima anche per poter puntare su di loro per il futuro. Domani non sarà sicuramente un Avellino dimesso, assolutamente, come ho detto prima, anche perché ho sempre detto che al di là di chi giocava la squadra, il livello della squadra rimaneva sempre comunque alto. Naturalmente ci sarà un giusto turnover, nel senso che comunque scenderanno in campo giocatori che comunque hanno dato tanto e altri che magari hanno, nell'ultimo periodo hanno avuto un po' meno spazio, ma però ogni qualvolta sono stati chiamati in causa hanno sempre dato il loro grandissimo contributo. Quindi naturalmente saranno più freschi perché magari ultimamente hanno giocato un po' meno, però sono sempre stati impiegati, e quindi naturalmente l'obiettivo è quello di ottenere il massimo del risultato. Per quanto riguarda le prospettive della nuova rosa per la Serie B, ritieni che su 24, ecco, volendo fare una stupida poi percentuale, ma giusto per avere un'indicazione, almeno una dozzina potrebbero rimanere? Rino, non abbiamo ancora fatto questo tipo di valutazione. Sinceramente vogliamo a bocce ferme fare le attente valutazioni, parlare, ripeto, con il direttore, con Massimiliano Taccone, con Alberto Iacovacci, sedersi a un tavolino e fare in maniera obiettiva, lucida e serena le nostre valutazioni. Al momento, ripeto, non abbiamo ancora messo in cantiere questo tipo di discorso e, ripeto, mi voglio riservare anche queste tre partite per fare un'ulteriore analisi anche più approfondita. Posso fare una domanda io? Posso fare? È una considerazione, prima domanda. Io per la legge la Coppa Italia l'ho vinta con il basket, quindi fammi vincere qualche altra cosa, perché l'ho vinta quando ero vicepresidente dell'AIM, quindi mi tocca adesso avere un premio dal basket. Va bene, cercherò di accontentarlo. Adesso la presidente.